si capisce qual è la sua motivazione, su degli atti che il VAR ritiene legittimi, che l'avvocato Biagini praticamente ha perso. E oggi va alla ricerca, non si sa di che cosa, si arrampica su dei castelli in aria, fa dell'acqua fritta, su delle cose inconsistenti, quando ci sono due delibere, cioè una delibera e un provvedimento di un ufficio, pronti lì per essere adottati. Vede, io qui ho un suo articolo sul giornale. Dove lei afferma la struttura di spiaggia non in regola ed è stata sanzionata. Ed è stato sanzionato, come dice qui, in base all'articolo 36 del codice della navigazione. 1141. No, ma io lo dico anche, guarda, 1164 e addirittura il 54. Le vogliamo dire tutte? Sai cosa dice? Abusivo, compressione di aria, non mi hanno mai. La multa è stata fatta per te. Lei ha sostenuto dalla commissione che lui è in regola. Lei mi viene da ridere. Come fa a essere in regola uno che poi lei dice la struttura non in regola è stata sanzionata? Addirittura poi vorrei che l'assessore Baschetti intervenga e dica qui al consiglio perché è andato giù nel bar che ha sanzionato e su quale articolo, perché qui non si possono affermare delle cose. Allora, questo signore, vado alla conclusione, questo signore del bar, la montagna, addirittura sempre diciamo, e poi gli avvocati c'erano questi, ti ha detto tu paga e poi non andare a ritirare la concessione, non andava a ritirare, perché se vai a ritirare la concessione ti devi attenere alla perimetria, quindi tu la devi dare a te, dici che sei male, dici all'estero, ha fatto tutta l'estate così, senza concessione, ed è andata a ritirare il giorno 8 settembre del 2009, mi ha detto l'ufficio, 8 settembre, 3 giorni fa. Io penso che un'amministrazione non si può far prendere i fondelli così in modo... Cioè, questo signore non è andato a prendere concessione, ha lavorato tutto il settato di concessione, è andato a prendere l'8 di settembre perché dice che fra qualche giorno, non so se è più un giorno, lì, qualche giorno che si chiuderà, quindi chi se ne prende, i tavolini se non li mette la stessa cosa, allora deve passare più. Allora, tutto questo era nato perché io avevo fatto un'interrogazione. L'interrogazione non era stata soddisfacente, non erano stati dati gli atti che avevo chiesto, è stato trasformato in mozione. Allora io adesso voglio far parlare anche gli altri, sospendo, dico solo che la mozione va nella richiesta di rispettare, di farti rispettare due atti legittimi fatti dall'amministrazione comunale. Pensate, io che in opposizione do sempre contro gli atti amministrativi, stavolta li sostengo. Quindi, forse ho fatto di tutto, non lo so, adesso mi vengono a dire, però sono due atti che sono lì, non vedo cos'altro dire, poi andremo. Esame, perché qui è una vicenda che abbiamo seguito entrambi, è toccato con fermo per filo e per segno tutto ciò che è stato relazionato dal consigliere di Segale, anche per un semplice motivo, perché tutto quello che ha relazionato il consigliere di Segale, più di articoli di giornali, le dichiarazioni voi, fatte da voi, da lei e dall'assessore Baschetti, sono tutti al vaglio della Procura della Repubblica, perché io ho presentato un esposto per un adempimento al dovere, diciamo così, di questa amministrazione. Perché la dichiarazione lei dice che c'è qualcosa di illegale, lo va a sanzionare, non lo fa chiudere. La
la legge dice che lei doveva farlo chiudere. E noi siamo andati a campare. Gli accordi, la famiglia, c'è un accordo. La famiglia cosa vuol dire? La famiglia tra di loro, no? Lei le pensa sempre male. No, quando io sono una persona che quando parla, come è successo per la Via Repubblica e per altro, lei già pensa che io rido per lei. Quando dico la famiglia, dico la famiglia interessata a questo passato, la famiglia Nanni, che lei dice che hanno sempre gestito un accordo di famiglia. Non è vero niente, guarda, spiegarvi. Non è vero niente, perché il passaggio, come già relazionato a Pizzagalli, dice che è stato gestito da Vasco, da Gero e da Gaudenzi Giorgio. Cioè da persone che non nulla hanno a che fare con la famiglia, con la famiglia Nanni. Beh, non si chiamano Nanni, sono stato così lontano, parendo, però niente a che vedere con questo. Allora, la domanda sorgerebbe spontanea: perché questa amministrazione, sapendo 3 mesi fa che questo signore occupava un'area abusiva, sapeva che non aveva ritirato la concessione, sapeva che non rispettava la prescrizione e l'ha lasciato lavorare tranquillamente, fregandosene di quelli che sono i diritti degli altri, cioè del bagnino, di chi deve passare, dei portatori di handicap, che ci sono le relazioni, anche quelle, dichiarazione allegate alla Procura della Repubblica, che io ho allegato per risposta, dove persone dicono che non hanno potuto accedere al bagno 33, sottoscritte, firmate, che dicono questo qui, perché erano impediti da ostacoli, da barriere architettoniche, erano 6 tavoli. Tra l'altro anche recentemente Baschetti ha fatto la stessa cosa. Baschetti è andato lì perché sottoscritto per tre giorni consecutivi ha rotto i cosiddetti alla polizia municipale, telefonando tutti i giorni, per 2 giorni consecutivi non sono stati mandati la polizia municipale a fare un controllo. Il terzo giorno ho parlato con la Lautaro, ho detto o ti vai, o provvederò diversamente, dirò che un consigliere comunale chiede di andare a fare degli accertamenti e voi vi rifiutate e domani sarete sui giornali. Ecco perché il giorno dopo è andato l'assessore a fare un rilievo. E anche lì è trovato ancora una volta che non era in regola. E lo dice. Sto verificando, dice, dopo aver validato tutto quanto. Adesso non so, qui ha riportato da Carlino. Qui è un articolo da Carlino, qui c'è l'assessore Baschetti. Non c'è scritto Zanga, non c'è scritto Zagabri. Qui parla l'assessore Baschetti. Però se non è vero, lei doveva sentire. Allora, dice che poi dopo aver verificato tutto quanto, dice, per sostenere la propria posizione, il gestore, prosegue l'assessore, non ha ancora verificato gli atti in comune per esercitare la propria attività. Sto verificando se sono gli strumenti per far chiudere il ristorante. Il problema si persino a troppo anni e nei prossimi mesi dovrà essere trovata una soluzione. Poi la data del 30 agosto, qui. E qui. Allora io mi chiedo, al 30 agosto la stagione è mai finita, no? Perché è finita, settembre è il tempo che c'è, in Italia non si fa nessuno, voi sapete da 3 mesi che c'è una concessione non legittimata, perché non ritira la concessione, e non ritirando la concessione si aggrappa a quella sospensiva che il TAR di Bologna non gli ha dato come conferma di Segale, né sulla delibera di Giunta, né sull'atto della Simoncelli. Voi mi dite le cose, non le fate, questo è il problema, voi dovete far chiudere quel bar ristorante 3 mesi fa. Siamo arrivati all'11 di settembre, anzi 12 ormai, e quella prescrizione ancora non viene rispettata, e voi non avete fatto chiudere. Ecco perché ho fatto una risposta alla procura, e mi auguro che con tutta la prescrizione allegata, la procura questa volta veramente indaghi se ci sono omissioni di altri uffici.